Buongiorno a tutti, sono Riccardo Bononi, sono il direttore artistico di questa prima edizione di IMFestival, International Monthly Photojournalism. E questo festival è nato con le idee abbastanza chiare, nonostante sia una prima edizione, in particolare l'internazionalità, il fatto di trasformare Padova, una città che ha una storia legata alla fotografia, ma non direttamente al fotogiornalismo, di trasformarla in un museo, l'intero centro cittadino in un museo intero, aprire una serie di finestre sul mondo, passando dalle vie del commercio ai palazzi storici più importanti della città, sulle storie e temi caldi del fotogiornalismo sia italiano, contemporaneo e internazionale. Siamo riusciti a portare qua a Padova i nomi più influenti del fotogiornalismo, ma anche gli autori emergenti che ci hanno portato delle storie a volte drammatiche, a volte ironiche, ognuno col proprio registro stilistico, ma sono tutte storie accomunate dal fatto che nascondano dietro una ricerca, un coinvolgimento personale, emotivo, particolarmente intenso. Ogni fotografo che abbiamo invitato ha portato dei lavori non fatti a un assignment, fatti in qualche pomeriggio, ma lavori che hanno impiegato a volte mesi, soprattutto quasi tutti anni. Io per primo ho lavorato 12 anni in Africa prima di presentare il mio lavoro, ma impallidisco di fronte ad altri che hanno dedicato 20, 30 anni, addirittura l'intera vita ai lavori che hanno presentato qui. L'idea è quella che non soltanto ai padovani in generale, agli italiani, tutti i visitatori dall'estero che ci hanno raggiunto in questi 2 primi weekend, sia stata offerta la possibilità di vedere le fotografie qualitativamente straordinarie che hanno vinto tutti i più grandi premi del mondo, ma che abbiano avuto l'occasione di incontrare queste persone, perché ancor più della fotografia o della didascalia, l'autore stesso, e in questo caso degli autori che abbiamo portato è doppiamente valido, è parte della storia che ha deciso di raccontare ed è parte integrante. Spero di vedervi per l'ultimo weekend e ringrazio gli amici di Mammut Reflex per essere passati a trovarci.